Signori, benvenuti al Centre Babudu, la più grande istituzione museale del paese, il più importante polo culturale del mondo, l'esposizione di opere d'arte più estesa che tutti ammirano e invidiano. Quadri, sculture, installazioni, reperti antichi. A noi manca solo una cosa. Cos'è? Un forno a microonde. No, personale qualificato. Le presento Messie Melchiorre, curatore della sezione Arte Moderna. Fino alla Van Gogh. Piacere. A proposito, ci dica Melchiorre, ma lei dove metterebbe i Kandinsky? Nel panettonski. Ottimo. Ma torniamo a noi. Giovanotto. Eh? Giovanotto, qui abbiamo visitatori da tutto il mondo. Lei conosce le lingue? Vai tranquillo. Quali conosce? Tutte. Esagerato. Anche il giapponese? Allo judo. E come lo scrive? Con le bacchette. Ma per favore, guardi qua. Melchiorre. Mi rivolgo di nuovo a lei. Il famoso artista Piero Manzoni, nella sua opera Merda d'artista, ha inscatolato le sue feci in 90 barattoli. Perché? Forse perché se la stava facendo addosso dalla paura, e la paura fa 90. O magari aveva finito il tonno. Molto bene. Adesso le faccio un esame di storia dell'arte. O risponde bene, la sbatti in caffetteria a fare il caffè senza la macchinetta. Se trovo un Caravaggio in soffitta, come lo tratto? Col DDT. I Montefeltro a Urbino, gli Este a Ferrara, i Medici? In corsia. Che relazione c'è tra gli Sforza e Correggio? Trattenuta e sofferta. In una parola, il Carpaccio. Leggero. Pontormo e Parmigianino. Già più pesantino. Manet, Monet, Seurat, Degas, Renoir, Pissarro, Cézanne. Platini, Trezeguet, Zidane. Dove collochiamo le opere di Arnaldo Pomodoro? Nel passato. Raffaello. Preferisco i Moncherie. Jacques-Louis David è un famoso? Parrucchiere. Un esponente della trans avanguardia. Vladimir Luxuria. Da cosa si riconosce un'opera di Fontana? Dagli schizzi. Cosa fa un impressionista? Una brutta impressione. Mi faccia degli esempi di espressionismo. Ma per favore. Di Leonardo da Vinci è famosa la donna con l'er... Con l'herpes. Non ci siamo, le mancano le basi. Guardi qua. Melchiorre, se le dico Correggio... Apro la finestra. Il soprannome di Pollock... Combina guai. Perché Van Gogh non era anche un musicista? Perché non aveva orecchio. Da quest'anno, con la nuova videoinstallazione, cosa potremo mostrare ai nostri visitatori? Boh, i mondiali del Brasile. È famoso l'urlo di... Tarzan. Ma no, l'urlo di Munch, la Van Gogh. Lei chissà quante volte l'avrà visto. Quante volte ho visto l'urlo di Munch. Poi ho visto l'urlo di Munch terrorizza anche l'Occidente, ma quello mi è piaciuto meno, lo so. Ci hanno appena portato il sarcofago di Tutankhamon, ma la sua mummia non aveva le bende. Chi ha preso le bende della mummia? Secondo me l'ha presa, quella della merda in barattolo prima di entrare in studio, può essere. Ma cosa? Chi ha tolto le bende alla mummia dopo più di 3.000 anni? Vabbè, gliele ho tolte io. E perché? Perché secondo me era guarito. Fuori.